Oggi a Bivongi si parla di struttura sportiva. Ecco, è giunto da Reggio il vice sindaco della città metropolitana Carmelo Versace per presentare questo progetto che tra un anno dovrebbe essere completato. Parliamo di questa realtà che sta nascendo, questa nuova realtà di Bivongi. Il campo sportivo sarà trasformato in campo sintetico. Una realtà ben accolta. L'augurio, sindaco, che questo campo sportivo possa ridare allo sport di Bivongi quella serenità che ultimamente, non ce lo nascondiamo, è mancata. Sì, io mi auguro che questo si realizzi, anzi si realizzerà perché il Bivongi, come tutta la vallata, ha bisogno di serenità, di tranquillità, che dobbiamo andare tutti insieme, tutti d'accordo per un unico obiettivo, che è quello del miglioramento socio-culturale. Non parlo io, ma io quando parlo non parlo solo di Bivongi, ma parlo di tutta la vallata del Rosinaro. E la realizzazione di questo campo, che entro un anno sarà fatto, rappresenta un sogno che io avevo e che si è realizzato, ma non per me, perché io sono di passaggio, sono un amministratore di passaggio, ma per i ragazzi e per tutta la comunità, perché in questo modo la comunità può crescere, in questo modo assicurando i servizi sportivi, ma poi anche altri servizi sanitari, la gente possa rimanere qua e non vada via. Ecco, nota positiva, sindaco, che qua si è evidenziato questa mattina che il campo sportivo unisce i tre comuni. Io ho voluto questo incontro con tutti e tre i sindaci perché la realizzazione di questo impianto non è una realizzazione per Bivongi, è una realizzazione per la vallata. Noi, questo campo sarà utilizzato da tutta la vallata. Noi già abbiamo una scuola calcio che lavora in determinate condizioni perché il campo è quello che è il campo attuale, e in cui sono presenti i bambini di Bivongi, Pazzano, Silo. Quindi già noi abbiamo una comunità coesa che interessa tutti e tre i comuni, e dobbiamo andare in questa direzione, e dobbiamo andare in questa direzione anche sugli altri settori. Già noi siamo partiti per l'unione delle scuole, che deve seguire un iter che non è breve, e partiremo poi con gli altri servizi fino ad arrivare all'unione dei comuni e possibilmente in prospettiva alla fusione dei comuni. Ecco, sindaco, diciamo ancora un'altra cosa, quello che potrebbe succedere con questo campo. A Bivongi si potrebbe avere il ritiro di squadre superiori. Anche un Ecco, perché ritorno. mo Bivongi offre il campo sportivo. Mazzano con Montestelle potrebbe dare un senso dove Certo. abitare la squadra. E per Dinamvea di Stilo Perfetto. l'ossigenazione. Lei è medico e quindi sa che queste cose sono Perfetto. Sì, importanti, sì, sindaco. sì. Questa è anche una prospettiva, certo, che anche squadre di livello superiore possono venire qua a fare il ritiro, anche perché la vallata è una vallata che offre, oltre al centro sportivo che dovrà sorgere, offre anche dei bellissimi Nel posti. suo intervento, Carmelo Versace ha fatto un discorso a tutto tondo, ha parlato della viabilità della Valle d'Astinaro, della strada del monasteraggio che porta fino a Stilo, a Mangiatarella, ha parlato anche del ponte di Bivongio, il ponte Migliolo, fermo da 4 anni, e infine ha presentato anche il progetto sul campo sportivo. La città metropolitana ha preso questo impegno, insieme all'avvocato Falcomatà e al Consiglio metropolitano, proprio di dare finalmente far realizzare questo sogno per i ragazzini più piccoli, e quindi dotare questa vallata di un impianto sportivo all'avanguardia, che, come diceva lei, prevederà sicuramente un campo sintetico, ma non solo, perché nella redazione, come ho già detto, del progetto esecutivo proveremo anche a inserire degli elementi che possano servire proprio per la crescita dei più piccolini. Questo è un importante, ovviamente, segno di evidenza di presenza della città metropolitana ai territori del nostro comprensorio, e rispetto a questo abbiamo fatto un focus anche su quelle che sono, ovviamente, le condizioni della viabilità del nostro territorio. Sappiamo che l'intervento del ponte, finanziato con 350.000 euro, ha subito un arresto per via di un abbandono immotivato da parte della ditta. Stiamo procedendo appunto alla rescissione del contratto proprio per poter proseguire nel più breve tempo possibile. Qualche giorno fa abbiamo appaltato ulteriori 190.000 euro di collegamento tra Bivongi e Pazzano, che serviranno proprio per l'ammodernamento di questa strada.
e ovviamente l'attenzione è su quella che è una viabilità che purtroppo per tanto troppo tempo non è stata attenzionata. Da qui alle prossime settimane però ritornerò sul territorio anche per sincerarmi di altre evidenze che sono venute fuori in questa giornata e su impegni precisi che la città metropolitana ha assunto e che vuole portare a compimento. Ecco, mi chiedono, quando tornando al campo sportivo, mi chiedono l'iter. Lei ha detto che tra un anno sarà pronto questo impianto, ma l'iter per il momento come è entrato nel piano finanziario della città metropolitana? Noi stiamo adesso attendendo da parte del comune che ci darà appunto, che deve produrre una delibera di giunta per consegnarci appunto la struttura. Nel momento in cui ci consegnerà la struttura provvederemo appunto insieme all'amministrazione comunale a condividere quello che sarà il progetto esecutivo e poi da lì ovviamente andremo a individuare quello che è la linea più veloce. Come ho già detto, io penso che nell'arco di un anno non dovrebbero essere lavori importanti, noi riusciremo ad ammodernare l'intera struttura e a consegnarla appunto al territorio.